Aveva iniziato il ritiro da qualche giorno. Ovviamente, insomma, le notizie che arrivano fuori dal campo immagino che non vi lasciano indifferenti. Come sta andando, insomma? I ragazzi sono molto sereni, lavorano. Loro sanno, noi siamo una squadra di Serie B perché ha vinto il campionato di Serie C ed è andata in Serie B. E come tali ci stiamo preparando a un campionato importante. Per quanto riguarda il gruppo è sereno, anzi avete visto come si allenano bene, con il massimo impegno e la massima dedizione, e cercano di prepararsi al meglio a un campionato difficile, tanto anche con le mille difficoltà che ci stanno creando, un po' come l'anno scorso ci hanno dato degli scappati di casa, dei miracolati, che eravamo lì per caso. Ma io sono contento di questo, anche quest'anno saremo degli scappati di casa, dei miracolati, allenati da uno che non si sa perché fa l'allenatore. Tutte cose giuste, tanto chi parla nel calcio poi gli piace parlare tanto, a noi non ci piace parlare, a noi ci piace lavorare, fare le cose fatte bene e raccogliere quello che dice il campo. E mi auguro che anche le istituzioni facciano la stessa cosa, che premino quello che dice il campo, perché al di là di tutto credo che viviamo in un paese fatto di tante cose sbagliate e credo che si sia persa ancora una volta l'occasione per dare valore alla meritocrazia, ai valori umani, al senso etico dello sport in generale, dove chi vince dovrebbe essere premiato, né più e né meno. Quindi è ora di smetterla con tutte queste storie. Detto questo, non voglio parlare perché ci sono degli avvocati, c'è la nostra società che si sta facendo in quattro per cercare di far valere i nostri diritti, c'è il nostro sindaco che anche lui sta facendo tutto il possibile affinché tutta questa situazione si possa risolvere al meglio. Quindi noi siamo qui, ci prepariamo al nostro campionato al meglio, ci stiamo preparando bene. Né più e né meno, con grande impegno, e i ragazzi sono encomiabili perché comunque riescono a superare le difficoltà che magari ci vengono da fuori, ma sul campo danno l'anima e non si risparmiano. Mister, come è strutturata la vostra giornata di allenamento? Cosa state facendo? Quale obiettivo avete da un punto di vista tecnico e atletico? Noi stiamo facendo 3 allenamenti al giorno. Abbiamo un risveglio al mattino abbastanza presto e facciamo allenamento prima della colazione, dopodiché un allenamento di forza. Dopodiché i ragazzi fanno colazione e vengono al campo alle 10:30 e alle 10:30 facciamo un allenamento tecnico e poi nel pomeriggio facciamo un allenamento fisico. Abbiamo una struttura che ci ospita, che ci permette di lavorare bene, abbiamo un percorso, abbiamo le salite, abbiamo un campo molto bello e quindi diciamo che il luogo, sia l'albergo che ci ha messo a disposizione la società che il campo e così, sono neanche da B, sono da A per come la vedo io, quindi ci sono tutti i presupposti, quindi bisogna ringraziare la società perché comunque ci ha messo a disposizione la possibilità di fare una preparazione fatta bene, nella maniera giusta, nella categoria che ci appartiene. Per adesso c'è solo Bocci nuovo, ma stanno per arrivare altri ragazzi che credono nell'Eco in Serie B. Assolutamente, ma anche le altre società con le quali abbiamo lasciato rapporti di mercato sono serene, sono tranquille e sono sicure che l'Eco farà la Serie B, e tant'è vero che continuano, i giocatori stanno arrivando dei nuovi, si alleneranno con noi finché non ci sarà dato l'ok per fare i contratti, ma ci sono tanti giocatori che comunque vogliono venire da noi. Questo vuol dire che abbiamo lasciato un segno sotto l'aspetto del gruppo, della voglia di fare. Diciamo che quello che abbiamo dimostrato nello scorso campionato è qualcosa che va al di là dell'aspetto tecnico semplice, e questo probabilmente ha aperto gli occhi a tanti ragazzi, a tanti giocatori che adesso hanno voglia di venire a far parte di questo gruppo.